Buongiorno. Abbiamo parlato di futuro prima con il professor Michele Riccio, abbiamo qui Gianluca Gregori che è il rettore dell'Università Politecnica delle Marche. Voi seguite tutto il congresso nei locali dell'università ed è lì che si forma il futuro, è da lì che usciranno i prossimi vostri colleghi ed è da lì che si mettono le basi per i professionisti della mano. Grazie, buonasera, grazie molto per l'invito al Presidente della Società, al Presidente del Congresso. Oggi è davvero una giornata importante per noi. Abbiamo tre eventi, di cui due nazionali. Infatti io mi sposterò fra poco in un altro evento. Questo ci sta a significare quel concetto di ripartenza attuato. Volevo riprendere però un tema che a me sta molto caro, che è quello della chirurgia rigenerativa in relazione alle biotecnologie, ai laboratori, e questo ci porta idealmente, ma anche concretamente, il dottor Caporossi interverrà su questo, a una forte integrazione tra università, ricerca, ospedale. Non a caso noi parliamo di azienda ospedaliera universitaria delle Marche, no, assessore, questo sarà il nostro obiettivo, proprio a evidenziare questo aspetto. Se vogliamo pensare ad avanzamenti, il tema della ricerca diventa cruciale. Quanto potremmo dire della ricerca e dell'importanza della ricerca e di quanto sia stata poco considerata negli anni, un po' riscoperta in questo periodo. Un altro aspetto che va rilevato è la tipicità del nostro territorio, l'abbiamo sentita prima. Noi abbiamo un numero di aziende superiore alle 140.000 attive, questo significa circa 1/10 rispetto ai residenti. C'è un livello di imprenditorialità altissimo e di grande capacità manifatturiera, ne parlavo prima del professor Gigante, il che significa che i rischi di traumi sono molto elevati e quindi a maggior ragione questo ci consente di evidenziare l'eccellenza di questo centro. I numeri sono davvero incredibili, no? 1.200 interventi, 600 in urgenza, sta a significare quanto sia rilevante da questo punto di vista. C'è un altro aspetto che vorrei sottolineare. La rilevanza dei giovani. Guarda, mi ha colpito molto, Michele, il fatto che hai fatto riferimento ai giovani. I giovani sono il nostro futuro e su questo dobbiamo investire e lavorare. C'è molto disfattismo in questo periodo. Qualsiasi sia l'impegno, qualsiasi sia l'attività, qualsiasi sia il sacrificio, questo viene sempre messo in discussione. Non è vero. Abbiamo una classe dirigente che funziona, ne è un esempio la nostra sanità, la dobbiamo difendere con orgoglio e valorizzare con forza. Per cui grazie ancora per quello che fate. Grazie al professor Gianluca Gregori, rettore dell'Università Politecnica del